Fino a quando non ti ho visto, ho sempre pensato che tu fossi una persona molto più grande. Bella voce. Solo una cosa, potresti parlare un pelo più velocemente, tipo poi così, ciao come stai, tutto bene, sì, fino a, ciao Emilio, in futuro puoi parlare dei video come spieghi alcune cose successe in episodio, troppo veloce così ragazzi, troppo veloce, no, serve una corretta, ormai siamo abituati tutti a parlare veramente veloci, io preferisco che capiate il tempo anche per farvi riflettere, portarvi con calma, quindi no, non parlerò, non credo parlerò mai troppo veloce. Tommaso, puoi fare dei video dove spieghi alcune cose accadute in episodio 9, che è quella che ho letto veloce. Tipo come ha fatto tornare Palpatine, Exegol, eccetera, eccetera. Quelli suoi abitanti incappucciati sono i Sith Eternal, l'unica cosa che so perché l'ho letto nelle guide. E non lo so, in futuro vedremo episodio 9, per ora sospendiamo. Kylo Ren è uno dei miei personaggi preferiti. Sì, Kylo Ren è molto buono, eh. Kylo Ren, poi ho Adam Driver... è uno degli attori che apprezzo di più. Poverino, tanto non riuscivo ad ascoltarsi, avevo letto e era uscito durante un'intervista sentendo la sua voce. Ha tipo una sorta di fobia. Sei riuscito a fuggire dagli Ewok? Sì, sono Lorenzo, ce l'ho fatta. Ero nel boschetto prima, ma sono fuggito. Sudato un casino, speravo un po' di fresco nel boschetto, ma niente. Potresti portare una collezione di spade laser? Io non ne ho, c'ho a casa mia vecchia, ho quella di Obi-Wan Kenobi, ne ho due di Obi-Wan Kenobi, uguale. Avevo quella di Darth Maul da piccolo, doppia lama, l'ho persa. Il tragitto di Maul da Naboo al pianeta di scarica è canonico, sì, perché lo vedi in The Clone Wars. Lo racconta lui, mi pare, non so se esista, se ci sia un fumetto. Una montagna che piange, sì, c'è la montagna che piange. King Chevo, porterai mai KOTOR 2? Sì. Porterò KOTOR 2, assolutamente sì, ma non so come, magari in diretta, finito KOTOR 1. KOTOR 1 manca ancora un po', è un po' lungo, lo sto montando. I video sono già registrati e anche l'audio, mi pare che sto montando adesso il video 50, qualcosa del genere. Ma Clone Wars potrebbe mai avere la stagione 8? No, non credo, non ho ancora visto come finisce la 7, ma sarebbe un po' inutile. Anche qui, prendetelo con le pinze, si parlava di uno spin-off, quanto ho letto, uno spin-off sui cloni, quindi praticamente vedere la guerra più dal punto di vista dei cloni e alcune battaglie soltanto raccontate ma non viste nella serie. KOTOR e il risveglio della forza, in generale alcuni videogiochi potrebbero essere canonizzati, ma in realtà KOTOR, cioè dipende, perché in realtà Darth Revan è stato canonizzato, ma non è stata canonizzata la sua storia. C'è sempre questo, ad esempio anche adesso sto pensando a Il risveglio della forza, Ram Kota, il generale cieco, è più o meno stato canonizzato in Rebels, cioè c'è un personaggio che si rifà a Ram Kota, non si chiama così, non voglio fare spoiler perché non ha visto ancora Rebels, ma ci sono questi giochetti, ad esempio Ben Solo, chi è? Ben Solo non è altro che Ben Skywalker, universo espanso, figlio di Luke, unito al figlio di Han e Leia, che diventò Darth Cadus, quindi Kylo Ren. Fanno questi miscugli, prendono dall'universo espanso, mescolano, ricreano. Che poi è anche giusto, da un certo punto di vista, l'hanno chiamato Legends, leggende, e loro, mescolando, fanno la loro versione canonica. Allora, sono tanti. Cosa ne pensi di episodio 3, Vincenzo? E episodio 3 io ce l'ho ancora qui per molti motivi. Primo tra tutti lo vidi che andavo ancora alle medie e lo vidi con due amici e uno di loro purtroppo non c'è più e ha avuto un brutto male e non c'è più, però quando eravamo lì in sala mi è rimasta impressa questa cosa e lui mi disse: quando saremo adulti racconteremo ai nostri figli che abbiamo visto l'ultimo episodio di Star Wars al cinema, come i nostri zii, i nostri padri ci raccontavano che avevamo visto nel 1977 le prime Guerre Stellari al cinema. E quindi ci sono molto affezionato, ho tanti ricordi e questo mio amico, l'ultima volta che lo vidi, l'ultima volta che lo incontrai, poi le nostre strade purtroppo si allontanarono, ci siamo visti dopo molti anni soltanto un'ultima volta, e mi disse di continuare quei video, che avevo tempo, che
di non abbattermi, hai tempo. È una cosa che tutti dicono così, no, hai tempo, la prendi sì, la prendi così. Quando poi mi è arrivata la chiamata, qualche mese dopo, che io non sapevo che avesse un brutto male, ho capito che quella cosa, hai tempo, continua con i video, impegnati, non era una cosa tanto per dire, perché lui il tempo non ce l'aveva, e io effettivamente il tempo sì, lo avevo, quindi non lo so, forse grazie a lui che era venuto al cinema a vedere episodio 3, grazie a lui che mi disse quella cosa, che poi siamo arrivati fin qui. Quindi lo ringrazio, non so neanche, è una cosa un po', scusate, mi stavo un attimo emozionando. Allora, secondo te perché Dooku non ha gli occhi dei Sith tipo Palpatine e Maul? E anche Anakin ha gli occhi gialli. In realtà perché Dooku non passa mai completamente al lato oscuro. Gli occhi gialli arrivano quando attingi completamente al lato oscuro. Anche Palpatine non li ha mai, finché non fa potere, illimitato potere, che dà la scossa a Windu. E non, lì attinge completamente al lato oscuro, quindi gli vengono gli occhi gialli. Anche Anakin non li ha su Mustafar. Poi quando attinge all'odio, che inizia a bruciare, che odio Obi-Wan, gli dicevo più ti odio, gli vengono gli occhi gialli da Sith, perché hanno attinto completamente al lato oscuro. E Dooku no. Dooku riesce sempre a mantenersi, come vedete, molto nobile, che poi è un conte, quindi c'è questo gioco di parole, molto nobile. E effettivamente, se ci pensate, anche in episodio 2, Windu chiede la resa ai membri dell'Alto Consiglio, ai Jedi che erano lì, non vuole ucciderli. Quindi Dooku effettivamente, per quanto cattivo, non è mai ceduto completamente al lato oscuro, quindi non ha gli occhi gialli. Io sto leggendo il libro di Ahsoka Tano, dopo la nascita dell'impero, è molto bello, maestro. Io l'ho letto anche io, però mi hanno detto che qualcosina è cambiato rispetto alla settima stagione, perché c'erano dei flashback che raccontavano già l'assedio di Mandalore, che raccontavano già quello che Filoni ha mostrato nella settima stagione, ma qualcosina mi ha detto che è cambiato, non so che cosa intendano. Hai un Lego Star Wars. I videogame di Lego Star Wars ho giocato per la play al Risveglio della Forza, che mi era molto piaciuto, mi aveva divertito. Poi dovrei avere sul computer la trilogia, l'esalogia forse, ma non ci ho mai giocato quella. Se intendi invece le Lego da costruire, mi rilassavano, quindi le compravo. A casa vecchia ne ho un po', ho una astronave di Rebels, ho un carro, se non sbaglio, delle guerre dei cloni, e poi forse qualcos'altro, adesso non mi ricordo. Da piccolo avevo molte Lego, sì. Perché Palpatine è così bravo con la spada laser? Perché è stato addestrato. Palpatine a tutti gli effetti è stato addestrato alle tecniche Jedi, come poi lui ha addestrato Darth Maul. Darth Maul ha preso da Palpatine a combattere con la spada laser, quindi è normale che Palpatine sia bravo, anche se non vuole usarla. No, Beast of Motion Man, sì, riesco a leggerti. Sono io che magari sono un po' indietro, perché ho la chat in pausa con lo scorrimento, erano un attimo troppi e non riuscivo a starci dietro, ragazzi, non sono ancora abituato a leggere, guardare la camera e parlare. La tua regione preferita? La mia di sicuro la 501esima per i vari personaggi, anche la mia, poi quella che si è vista di più, che è quella più famosa. Quindi sì, direi anch'io quella, però mi piacerebbe vedere approfondite di più altre legioni. Shedir, ah, ciao Shedir. Sono fermamente convinta che in The Clone Wars e in Rebel ci siano personaggi memorabili e chiunque si definisca fan di Star Wars dovrebbe vederli. Assolutamente. Purtroppo le serie animate, soprattutto The Clone Wars, fatica a prendere qui in Italia. Sta cominciando ora, io spero che la gente la guardi. Ci vuole un attimo, perché le prime stagioni di The Clone Wars hanno degli episodi che non sono il massimo. Mi sentite? Muovo un secondo il microfono. Emilio, secondo te, se prodotti come le serie animate tipo The Clone Wars, Rebels e serie TV come Mandalorian sono andati benissimo e hanno rispettato la perfezione e il canon, perché per i nuovi film non hanno dato la regia ai registi dei prodotti, che sono anche fan di Star Wars? Ma in realtà Abrams e Rian Johnson sono fan di Star Wars, anche Trevor,
come poi lo erano i registi degli spin-off. Il problema è che si è voluto fare... Allora, è come dire, ai tempi, quando hanno annunciato la trilogia sequel, la cosa con cui l'hanno annunciata è artigianale, 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 no CGI, vecchio cast. Si basava su questo. Io stesso sono andato a vederla per questi motivi, per rivedere gli eroi che avevo visto durante l'infanzia, quindi di nuovo Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, per rivederli in azione e rivedere gli effetti visivi fatti, diciamo, artigianalmente, con meno CGI. Questo era per l'appunto il banco di prova. E poi dicevano, useremo registi famosi nella fantascienza. Rian Johnson, che usciva da Looper, e ovviamente Abrams, che aveva lavorato negli Star Trek, e Trevorrow, che era al lavoro su Jurassic World. Poi chi c'era? Tutti quelli negli spin-off. C'era tipo anche il regista, che adesso non mi ricordo il nome, che ha fatto Fantastic Four, poi lo hanno tolto, che aveva fatto Chronicles, quindi anche lui veniva dalla fantascienza. C'era questo, lanciamo i registi adesso famosi della fantascienza. Era basato su questi tre concetti: vecchio cast, registi famosi nell'ambito della fantascienza e effetti speciali, effetti visivi artigianali. Questa era l'idea con cui sono partito per fare il sequel e farlo uscire entro 2 anni dall'annuncio. Ragazzi, io vi ringrazio, sto leggendo alcuni commenti, potresti dirmi cosa ne pensi dei miei video o cosa di andare a vedere i vostri video. Io ragazzi rivedo i vostri video in privato, quando me li linkate, eccetera. Però ragazzi, non posso pubblicizzarli qui, mi spiace, ma siete in tanti, se lo faccio con uno dovrei farlo con tutti. E ne parliamo piuttosto in privato, scrivetemi in privato che sarò felice di parlarvi, darvi qualche consiglio, ma ci vuole molto. Io ragazzi faccio video, realizzo video da quando ero bambino. Ho preso la mia prima videocamera a cassettine nel 1998-99. Ho cominciato a fare i video con le cassettine, poi per montarli, non c'erano cose di editing. Praticamente tornavo indietro, riavvolgevo il nastro, registravo sopra, tornavo indietro, era un casino. Poi sono uscite finalmente le videocamere digitali, ne ho presa una e ho cominciato a fare video su YouTube col primo canale nel 2007. Poi Vian Bounce mi pare di averlo creato con Simone Chiodi il agosto 2013, che nome lo scelse mio cugino Dennis, Vian Bounce. Però dal 2013 adesso sono passati 7 anni, ne ho fatta di gavetta, parecchia. Quindi ragazzi, serve gavetta, serve impegno. Soprattutto quello, il massimo consiglio che posso darvi, impegno. Se volete fare qualcosa, non mollate mai, perché per l'appunto avete tempo. Il tempo è una costante, non mettetevi fretta, continuate a provare, a improvvisare, vedrete che ce la farete. Io così anche adesso sto improvvisando, molti mi chiedevano che cosa farai in live. Non lo so, è improvviso, vediamo. Quello, poi me lo riguardo anch'io la live. Quello che ha funzionato lo terremo, quello che non ha funzionato lo risolveremo, lo miglioreremo. Continuate a improvvisare, a provare, perché la vita è data e creata dal caso. La programmazione è tutto spezza. Spezza e uccide la creatività. Non mollate però. Se siete dei creativi dovete continuare a creare. Io stesso ho qui un quadro, sono tornato a dipingere come liceo artistico e lo voglio appendere là dove c'è il bianco là dietro, quindi tra poco lo vedrete. E ho perso il talento, però non mollo, come esce esce, mi va bene. Voglio essere di nuovo creativo. Allora, arriverà con un'armata di cloni alle sue spalle il maestro. Sì, il maestro Yobo. In realtà il maestro Yobo è maestro da anni, cioè lui è nato maestro da quanto io sappia. Me l'hanno presentato nel 2012 come lui è il maestro. E da allora lo chiamiamo maestro. Ma in realtà è fan di Star Trek, quindi è una serpe in seno. Da Emilio a Eminem. Mi chiamavo Street Jumper quando facevo freestyle, quando facevo il rap. Li facevo nelle vie di Brescia. La mia scuola era in centro, quindi si andava nei vicoletti, si faceva dei freestyle. Ma perché Dooku non ha gli occhi come Molo Anakin quando passa il lato oscuro? Perché non cede completamente all'oscurità. Grazie Sazi. Comunque appena ho Twitch Prime faccio la sub. Non so se si possa fare già il sub, credo di dover raggiungere per l'appunto qualche ora o qualche obiettivo.
Ma Kylo Ren è un Sith? Teoricamente no. Ai tempi dissero che non lo era fino all'episodio 8. Poi me lo sono chiesto anche io. Non so, voi che dite? Un Sith non è un Sith? Discende dai Sith, dovrebbe essere come Ventress o altri, un utilizzatore del lato oscuro, ma non esattamente un Sith. Dipende che cosa gli ha insegnato Snoke. Puoi portare qualche tier list su Star Wars, Filippo? Me l'hanno chiesto, magari sì, ma ho un problema, la mia mente non funziona in modo schematico, quindi sarei lì a continuare a pensare dove trovare, diciamo, un punto di contatto, non so, qualcosa di base che riesca a tenere. L'ha rubata Grievous la spada? Sì, penso che sia entrato in camera. Infatti ho un po' di tosse anche io, mi ha anche attaccato la tosse. Maledetto Grievous. Ma farai delle live anche su YouTube? No, credo di farle sempre su Twitch le live e poi le ricarico là. Però non si esclude, non si esclude, perché con i Wannabe Buddha, che saluto, devo chiedere a Riccardo tra l'altro qualche consiglio sulle live, lui è bravissimo a gestirle, quindi gestirà qualche diretta. Si pensava di fare qualche diretta su YouTube parlando di Dune, perché tra poco esce il film, quindi con degli esperti di Dune parlare un pochettino sulle aspettative riguardo il nuovo film. Sarà interessante. Tornerà Oscar Isaac, attore che amo, che ha fatto Podemeron, e lì sarà il Duca Leto, uno dei miei personaggi preferiti del primo romanzo di Dune. Quindi magari la live su YouTube sarà su quella. Ciao Emilio, io sono Paolo. Hai mai visto qualche fan film su YouTube? Ce ne sono davvero di carini. Sì, non ricordo i titoli. Ne ho visto uno su Darth Maul, che era bellissimo. Ho visto quello italiano, Sacrificio, anche quello eccezionale. E quando l'ho visto effettivamente ho avuto un pochettino, lo ammetto, la lacrimuccia, avrei voluto partecipare. E spero magari in futuro di partecipare, se fate qualche fan film su Star Wars, una piccola parte, un piccolo ruolo, anche l'ufficiale stronzo, fatemelo fare. Ciao Emilio, io ho 16 anni e sono fan accanito di Clone Wars. Farla passare come una grande serie. Ah, perché è tuo padre, è normale, dopo una certa età i cartoni, ragazzi, è difficile che uno li guardi, soprattutto tuo padre sarà effettivamente un fan più adulto della serie. Mio zio mi ha avvicinato a Star Wars, mi ha fatto conoscere Guerre Stellari, amante della trilogia originale, ha visto i prequel perché li ho fatti vedere io quando ero bambino, i sequel si è rifiutato di vederli perché già mi ha detto io non ho apprezzato i prequel, voglio mantenere dei ricordi di quando ero bambino. Quindi anche tuo padre è un grande fan di Star Wars, però lui sarà legato per la sua infanzia, per altri motivi, quindi non riuscirà a vedere le serie animate, ma è anche abbastanza normale. Tu adesso hai 16 anni, quando anche tu ne avrai magari 30 o 40, non andrai a leggere i fumetti o a vedere nuove serie che faranno. Cosa ne pensi di The Clone Wars? Io sono stato deluso dall'ultima stagione, non l'ho ancora vista, non so, penso di vederla tra fine agosto e inizio settembre. Sto guardando la seconda di Resistance, ma ci sto mettendo veramente molto. Come mai non mostro gli iscritti? Perché non mi interessa mostrarli. Ci ho pensato, mostro gli iscritti, faccio vedere quanti ne ho, ma poi io stesso non mi interessa, perché è soltanto un numero. E invece mi piace trattarvi come singoli, mi piace riuscire a comunicare. E in più c'è il rischio che magari, sai, vedi che i numeri uno si monta la testa, no? Mi piace tenere i segreti. Ma sei giovanissimo, Capra Metal. Sono giovane davanti, dietro i capelli bianchi, e sono veri dietro. Ho 28 anni comunque, 28 anni e mezzo. E quindi sì, non so, sono tipo il gatto di Schrödering, davanti giovane, dietro vecchio. È da 20 anni con i capelli bianchi, adesso ne avevo qualche ciuffo, adesso sono aumentati a dismisura. Quindi se in giro mi vedete, ci ho detto gli occhiali da sole, la mascherina, quindi non mi riconoscete. Se vedete uno che qui dietro ha il bianco, sono io. Tratterai anche di Rebels Matteo 49? Sì, ne parlerò assolutamente nell'era imperiale, però non nell'era repubblicana che stiamo per finire. Cos'è Dune? Dune è il romanzo di fantascienza più famoso, scritto nel 1965 da Frank Herbert, è un'esalogia da cui George Lucas ha preso ampia ispirazione. Praticamente Star Wars nasce
come fan art di Dune. Arrakis è praticamente Tatooine. Paul è Anakin, Luke. George Lucas ha sempre detto, l'ha sempre ammesso, perché le similitudini erano troppe. Da quando è uscito Star Wars al cinema ha detto, senza Dune Star Wars non sarebbe mai esistito. Ma tantissime opere di fantascienza senza Dune non sarebbero mai esistite. Dune è considerato la Bibbia della fantascienza. Se non l'avete letto, leggetelo, è un po' complesso perché è fantascienza per adulti. È un po' di nicchia. George Lucas ha avuto il merito di portare al cinema gli effetti speciali, ma soprattutto di semplificare ciò che era raccontato in Dune e renderlo più visivo, perché in Dune invece è più intellettuale. Ci sono molti dialoghi interni e anche io sul canale che vi sto portando la serie di Dune faccio veramente fatica a portarlo. È difficile perché è pieno di dialoghi interni, è pieno di capire gli intrighi, un po' la Trono di Spade. Ah, esatto, Davide, hai preso la tua prima videocamera quando ancora ti chiamavano la canzone Ai 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 se faccio un figlio, ai 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 ti chiami Emilio. Sì, l'ho presa a quel tempo, ma in realtà da qua la canzone che era della redazione di Emilio, un programma, l'hanno fatto tipo penso nell'89. Io sono nato nel 92, 3 anni dopo. Quindi sono nato che già mi canticchiavano quella canzone. Ma i prossimi tre film di Star Wars in quale epoca storica si posizioneranno? Boh, dicono nel passato, ma continuano a cambiare idea. Poi due nuove trilogie, sì, so che ci sono due nuove trilogie, ma una è stata. I registi che erano quelle del Trono di Spade si sono tirati fuori. Quelle di Ryan Johnson, ogni tanto dicono che la fanno, ogni tanto dicono che non la fanno. Non lo so, ragazzi, non lo so, non sono aggiornatissimo sulla news. Allora non è un maestro, Yobo. No, non è, Yobo non è un maestro, come magari chiamate me maestro di Star Wars. No, Yobo è un maestro di vita. Lui è. Ci sono i tre maestri. Erano il maestro U, il maestro Yobo e il maestro Daniels. Maestro Daniels è l'esule, che se non mi stai guardando Daniel mi arrabbio, che è a Londra, è andato a Londra a vivere e a lavorare. E gli altri due sono rimasti qui, in città, e loro sono i veri maestri originali, prima che io diventassi maestro di Star Wars, di YouTube. Io sono diventato un maestro ad honorem, loro sono nati maestri. Poi vi racconterò qualche storia su di loro, devo chiedere il permesso perché sono dei personaggi, sono assurdi i maestri. Chiunque abbia conosciuto dal vivo i maestri li ha nel cuore. Intanto mi scrive ancora, ma che fine hanno fatto i maestri? Secondo te Snoke può essere Windu che è sopravvissuto? No, nel senso c'è una teoria che sia il clone di Windu, perché da quanto hanno detto Snoke è un clone, una creazione. Ci sono varie teorie a riguardo. Windu che è sopravvissuto, non lo so, è possibile sia sopravvissuto, ma che Windu, che voleva uccidere Palpatine, diventa il suo sottoposto, poco credibile. Emilio, gli hai scelti tu i mobili? No, era già arredata la casa, completamente già arredata, tranne il quadro di New York dietro di me era nella stanza della mia ragazza e anche questo baule qui. Poi il resto era già tutto qui. Ah, e il muretto, questo qui invece, era tutto bianco, dall'altra parte tutto effetto mattone. Quello l'ho fatto io con Trovi, mio caro amico, e devo ancora ringraziarlo. Grazie Trovi, ha un bel effetto da quella parte. Qui è bianco, non l'ho fatto da entrambe le parti.